Abbiamo visto le novità in streaming, ma ora torniamo a parlare di cinema con Dungeons & Dragons. E abbiamo con noi qui un paladino della collaborazione di Dungeons & Dragons in Italia con Polignani, Mattia Cohen. Ciao! Mattia, benvenuto! Grazie. Ma a proposito di collaborazioni particolari ma vincenti, Polignani e D&D, tu sei uno dei contatti, dei fautori di questa collaborazione. Raccontaci com'è andata. Volentierissimo, ormai parliamo di un anno fa, grosso modo. Hasbro aveva una licenza per cui cercava un produttore di agende, tutto è nato con le agende. Tra i miei contatti avevo per l'appunto Polignani, li ho messi insieme, li ho fatti parlare, e di agende ancora nulla, perché siamo partiti con proprio prodotti in pelle. È stata un po' una situazione incredibile, perché poi alla fine la relazione è andata in porto, ma siamo partiti con tutta una serie di prodotti in pelle che sono andati benissimo, perché so per esempio che le scarselle, proprio non fate in tempo a metterle sul sito, che sì, subito vengono spazzate via. Abbiamo tra l'altro intervistato Adras, sì, la mente, esatto, la mente, e anche realizzate lui, perché artigiano oppure... Allora, lui ha creato tutto quello che è stata la base, okay, per poi arrivare ai prodotti. Da esperto, esatto, attestato. È stato lui a dare un po' gli elementi del processo produttivo, che poi Polignani ha replicato e replica tutte le volte che deve produrre uno di questi oggetti. Oggetti in pelle, oggetti molto pregiati, con un'attenzione quasi maniacale sulla qualità e sul prodotto, perché si voleva cercare di distaccarsi un po' da tutto quello che il mercato offre sotto il brand Dungeons & Dragons e creare qualcosa di molto particolare. Un po' più raffinato, che brava, possano mettere anche quelli che magari, non so, vanno a lavorare in banca, però vogliono l'oggettino discreto, ma che rappresenti, insomma, l'amore per Dungeons & Dragons. Ok, anche tu. Esatto. Ho una domanda da farti. Io sono un giocatore, da un anno sto seguendo una campagna, mi sto divertendo. Quello che volevo chiederti è se tu sicuramente sei giocatore, ma se hai una classe cui sei affezionato. Ho una storia dietro a questa classe che è il nostro bardo, che mi tormenta. Io sono un tiefling bardo, multiclasse in warlock da poco. Mi dispiace tantissimo questa cosa. Io ho un paladino umano. Umano, il buon Daniele ha centrato subito, un po' senza saperlo, la classe, e ho delle storie dietro che non racconterò oggi, ma che mi perseguitano, e le persone dicono: ah, ma tu sei il paladino di Christian, il Christian del Master. E dopo dietro le quinte le vogliamo sapere. Disastro, esatto, mi sono creato una nomea negativissima intorno, perché era il primo personaggio che giocavo, il paladino è notoriamente paladino, un personaggio un po' complicato. Il paladino è quello che porta, come dice giustamente Rino, il party a morire. Bravissimo, e io sono stato bravissimo a fare questa cosa qua. L'ha fatto benissimo. Beh, sto male. Bellissimo, fantastico. E quindi no, quindi sono giocatore, e quella parte lì in questo mondo è una componente fondamentale. Non puoi... Cosa si prova a vedere su stand e nei siti quello che sei riuscito a fare? È una grandissima emozione da una parte, banalmente. All'inizio, complice la passione, tu pensi: può solo andare bene questa cosa, non può andare male, perché certo, è una cosa bellissima, perché ci devi credi. Anche credere, giusto? Certo, però il fatto che tu ci credi non è detto che poi ci credano anche gli altri. Anche perché diventa un lavoro, no? Quello di cui parlavamo prima. Puoi essere appassionato finché vuoi, ma a volte la passione è difficile da bilanciare. Si scontra con la realtà. Con il lavoro, esatto. Mm. Esatto, quindi c'è quel misto di emozione, di determinazione e poi di confronto poi con il resto del mondo che non la vede proprio come te. Quindi poi lì devi aggiustare, devi capire cosa devi fare diversamente, e allora poi riprendi la strada. Il film aiuterà secondo te? Il film apre una porta importante. Il film aiuterà sicuramente, aiuterà tutto il mondo, nello specifico sicuramente Dungeons & Dragons. Ci saranno delle iniziative collegate probabilmente col film, le vedremo più avanti, spero. Però è un gran bel toccasana il film. Beh sì, io vorrei dire al mio io 14enne: arriverà un bel film di Dungeons & Dragons. Sembrerebbe che sia arrivato. Sembrerebbe che sia arrivato. È un film godibilissimo, divertente, piacevole. Passi un'ora e mezza, due ore, adesso non mi ricordo la durata del film. Due ore e quindici, che però vanno via molto, molto facili. È vero. Mattia,
Noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Ci vediamo sicuramente ai prossimi eventi. Certo. Tra cui il Play di Modena. Non mancherò. Assolutamente.